Ciao a tutti. Ieri, domenica 19 aprile, si sono svolte due manifestazioni molto importanti qua in Brasile, tutte e due a favore di Bolsonaro. La prima a Brasilia e l'altra a San Paolo. Cominciamo a vedere quello che è successo appunto a Brasilia. Allora, molte persone, purtroppo non si può sapere il numero esatto, dicono decine e decine di persone, hanno appunto fatto questa manifestazione, sono andati a manifestare a Brasilia e precisamente proprio di fronte al quartiere generale dell'esercito brasiliano. Per quale motivo hanno fatto questa manifestazione davanti al quartiere generale dell'esercito? Per il semplice motivo che molti brasiliani ormai si sono stancati veramente di tutto quello che sta succedendo qua in Brasile. Quindi molti di loro pensano che l'unico modo per poter risolvere tutti i problemi che ha questo paese, per eliminare tutto quel marciume, possiamo dire, che c'è nella politica brasiliana, nel palazzo del governo, eccetera, eccetera, l'unico modo è appunto chiedere un intervento militare. Ora, attenzione, prima che qualcuno capisca male. Quando i brasiliani chiedono l'intervento militare, non ha nulla a che vedere con un colpo di Stato, ok? Questo è molto importante da capire, perché altrimenti le persone appunto possono pensare chissà che cosa. Quindi sono proprio i brasiliani stessi e il popolo brasiliano che vorrebbe che l'esercito facesse qualcosa di concreto per poter appunto risolvere molti problemi che, come sappiamo, questo paese ha. Quindi, come ho detto appunto domenica, ieri c'è stata appunto questa manifestazione dove appunto molte persone si sono messe di fronte al quartiere generale gridando fuori Maia. Maia praticamente è il presidente della Camera del Deputato. Dopo gridavano chiudi il congresso, chiudi l'STF, il Supremo Tribunale Federale, proprio perché sanno che queste cose, quindi il congresso, la politica, il plenato, sono piene di persone che solamente stanno in qualche modo rovinando il paese. Addirittura alcuni inneggiavano a I5. Che cos'è la I5? La I5 è un decreto, per precisione, il quinto decreto emesso dal regime militare brasiliano durante gli anni 60, 64, 68, ed è in parole povere un decreto, diciamo, che dava più potere al Presidente della Repubblica e allo stesso tempo dando delle restrizioni ad alcuni altri politici. Quindi, ripeto, è molto importante da capire questo. Quello che i brasiliani stavano chiedendo ieri a Brasilia non è un colpo di Stato, è appunto un intervento militare dove Bolsonaro, il presidente, sarebbe ugualmente il presidente della Repubblica, solo che in questo modo avrebbe più potere, ok? Questo è in sintesi quello che molti brasiliani stanno chiedendo. Ovviamente il presidente Jair Bolsonaro era presente in questa manifestazione e in qualche modo è intervenuto dicendo, per esempio, io sono qui perché credo in voi, voi siete qui perché credete nel Brasile. Altra cosa che ha detto: tutti in Brasile devono capire che sono sottomessi alla volontà del popolo brasiliano. Di questo sono sicuro, tutti noi abbiamo giurato un giorno di dare la propria vita per la patria e faremo il possibile per cambiare il destino del Brasile. Quindi fine della vecchia politica, ha affermato. Lixo, 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 l
Come ho detto, l'altra manifestazione che c'è stata è stata a San Paolo. In questo caso la manifestazione, anche lei pro Bolsonaro, quindi a favore di Bolsonaro, è stata anche una manifestazione contro João Doria. João Doria, per chi non lo sapesse, è il governatore dello Stato di San Paolo. E a molti brasiliani non è molto simpatico. Per quale motivo? Prima di tutto perché lui, insieme a molte altre persone, tra cui il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, che ne abbiamo parlato prima, appunto, che è il presidente della Camera dei Deputati, addirittura anche l'ex presidente del Brasile, Fernando Henrique Cardoso, sono tutte persone che sono in qualche modo contro Bolsonaro, che stanno facendo di tutto per eliminarlo, tra virgolette, eliminarlo nel senso di toglierlo dalla carica. E quindi, come ho detto, siccome ci sono molte persone che sono appunto a favore di Bolsonaro, tutte queste cose che questi governatori e questi politici stanno facendo, a loro ovviamente con giusta ragione danno molto fastidio. Altra cosa, sempre parlando di João Doria, molti appunto hanno protestato sempre ieri durante questa manifestazione anche per il fatto che il governatore dello Stato di San Paolo ha prorogato ancora una volta la quarantena, quindi noi che viviamo qua nello Stato di San Paolo, noi saremo in quarantena ancora fino al 10 di maggio. E questa è una cosa che molti brasiliani non accettano. Per quale motivo? È vero che sono consapevoli del problema del virus, di tutta questa pandemia, eccetera, eccetera. Però, essendo in quarantena, essendo tutto quanto chiuso, è impossibile lavorare. E io l'ho già spiegato diverse volte, e qui in Brasile la situazione è molto diversa che in Italia. Qui non esiste, come ho già detto, la cassa integrazione, cose simili, quindi qui chi non lavora non guadagna, punto. Alla fine il discorso è quello. Chi è fortunato magari riesce a prendere le ferie, magari riesce a mettersi un po' in malattia, però alla fine della fiera chi non lavora non prende praticamente nessuno stipendio, nessun aiuto. E quindi per tutti noi questo è un grave problema. Ma c'è anche una cosa molto più importante. Qui in Brasile ci sono moltissime persone che non hanno un lavoro regolare, che non lavorano in un'azienda, in una fabbrica, in un negozio. Quindi lavorano in qualche modo, come dire, per la strada, o fanno lavori così approssimativi, non so nemmeno come poterli definire. E quindi che succede? Essendo appunto tutto chiuso, non essendoci nessuno in giro, praticamente queste povere persone non hanno nessun modo né di ricevere un aiuto dallo Stato o dall'azienda, da quello che volete, e tantomeno di guadagnare qualcosa, perché se non possono uscire per la strada, o anche se escono, non c'è nessuno che li può aiutare, che può, che so io, comprare quello che loro vendono, è un grosso problema. Quindi questa idea di rimanere ancora tutto chiuso in quarantena ancora fino al 10 maggio e poi chissà per quando lo vorrà ancora prorogare, a molte persone è un serio problema. Quindi anche questo è stato un motivo di questa manifestazione che, come ho detto, si è svolta ieri a San Paolo.